suonerò Pirati. Perché è un pezzo che mi piace molto del disco. Ho pensato di fare un brano che mi piace particolarmente, ma Vai. sembra una cosa. Rapporto grande. L'ho scritto in un sacco di tempo, forse il pezzo del disco che ci ho messo più tempo per scrivere, cioè comunque lo tenevo lì, ogni tanto ci ritornavo, cioè, ho avuto una gestazione un po' lunga, quindi in realtà ho vari ricordi, ma non è che ho un momento preciso, anche perché c'era il giro di chitarra che, cioè di solito c'è prima il testo e poi arriva la musica, a volte c'ho la musica, per esempio in Pirati prima c'avevo la musica, un pochino della musica, della strofa e poi è venuto il resto. Qualche volta magari c'ho una frase già con la musica, perché là è la cosa più facile di dire, è Natale. La cosa complicata è che comunque da dopo il nucleo iniziale di concepimento poi deve venire tutto il resto e quindi diciamo, quello è più faticoso, magari la prima parte, che sia musica, che sia testo, che sia insieme, è più intuitiva, quindi è più spontanea, è semplice, il resto è più, di solito c'è bisogno di più lavoro, salvo qualche eccezione in cui è stato tutto molto Del veloce. brano, della magia che arriva lì, bam. Il fatto che noi due quando ci siamo conosciuti avessimo meno presente ci saremmo innamorati. Non è importante. È chiaro, infatti, a entrambi che siamo tutti governati da parti di noi stessi che conosciamo. Che entrano in contatto, si sfiorano e chissà quando è stato che davvero ti ho incontrato per la prima volta che ci siamo detti. Eravamo di spalle, eravamo vicini, eravamo pirati, eravamo bambini, eravamo stelle, correnti nel mare. Il fatto che noi due, quando ci siamo conosciuti, avessimo meno presente che ci saremmo. Non è importante. È chiaro, infatti, a entrambi che siamo tutti collegati da parti di noi stessi.
che conosciamo così poco e che entrano in contatto, si parlano e chissà quando è stato che ci siamo separati per la prima volta, che ci siamo detti se ci siamo promessi di tornare vicini come uccelli o pirati, animali o bambini, come polvere o luce, disegni sui muri, come colori di un quadro che intuisco sempre di sempre uguale a se stesso. Ascolteremo Bridge Over Troubled Water, che è una canzone che io ho scoperto da pochissimo, da un annetto, e che mi piace moltissimo. E ho risentito tra l'altro 2-3 giorni fa. E mi fa molto piacere risentire. Riascoltare.